cautelarsi e disporgere querela. Ne abbiamo certezza per quel che concerne il difensore della Lazio Casale, perché ha parlato il suo avvocato Guido Furgiuele, ha dichiarato testualmente: Niccolò Casale non ha mai scommesso su una competizione sportiva, ha consacrato la sua vita sempre solo all'impegno sportivo, appunto. Ciò nonostante sono state messe in circolazione accuse infondate e calunniose sul suo coinvolgimento nell'inchiesta riguardante le scommesse nel mondo del calcio. Attesa la sua totale estraneità all'indagine, ai fatti a cui si riferisce, la gravità delle accuse mosse nei suoi confronti, sporgeremo querela e perseguiremo in ogni sede giudiziaria gli autori della diffamazione e o calunnia. Chiaramente Corona invece a riguardo continua a sostenere delle prove tali per cui i tre sono addentro appunto a questa questione. Ecco, Paolo Bargigia, qui la cosa si sta dividendo su due binari, no? Perché all'inizio sembrava che le due linee viaggiassero parallele. In realtà adesso c'è Corona che fa la sua inchiesta giornalistica, insomma, tira fuori delle cose che lui dice di poter provare, poi vedremo se sarà così, ma dall'altra parte c'è una procura che tra l'altro non stava indagando sul calcio, perché questa inchiesta non nasce per il calcio, nasce su un giro di criminalità Piattaforme organizzata, illegali esatto. gestite dalla criminalità organizzata. Infatti il PM di Torino che indaga è del gruppo anticriminalità, credo che ci sia anche un'indagine della DDA, Direzione Distrettuale Antimafia. No, ma a parte quello, cioè, secondo me adesso, soprattutto da ieri sera, questa roba di Corona, dei nomi che doveva fare nella trasmissione di Rai 2, che poi tra l'altro è 3 stata 3 di Rai 3, scusa, Avanti Popolo, che tra Sì. l'altro è stata penosa, poi cioè, è stata sostanzialmente, tranne due video, è stata veramente tanta fuffa. Aveva promesso di fare il quarto nome, non l'ha fatto, Lui dice di di essere essere stato stato censurato, censurato, bisogna vedere se è vero, o bisogna vedere se... perché la Rai non ha risposto, mi aspettavo una risposta, almeno fino ad oggi. Però, secondo me, ha perso un po' di credibilità. Poi magari ha ragione Corona, però in questa fase, come tu ben hai detto, all'inizio con Fagioli, Tonali e Zaniolo eventuale, le informazioni Sì. collimavano. Anzi, Corona ha bruciato un Li po', no? anticipava, Ha esatto. bruciato l'indagine della procura. Adesso, secondo me, in questa fase, per me siamo in una fase molto meno interessante e più gossipara. Perché anche su Zaleschi, cioè lui alla fine, tu non mi puoi dire, ah, Zaleschi sono certo che giocasse, conosco da sempre la fidanzata di Zaleschi e sono amico della mamma, però in quel giro lì, Roma, Zaleschi, Zaniolo, e così, non Sharawi. ci voglio entrare. Vabbè, ma allora scusa, perché lo dici? Cioè, perché allora lo dici? Poi non fai nomi, per possibile eventuale censura, non so se è vero, e oggi fa i nomi anticipandoli a Staffelli che gli consegna il tapiro, no, per Sì. Striscia. Però, cioè, poi come ha detto Paolo, non ci sono conferme per ora dalla procura, anzi ci sono possibili e probabili querele Smentite. per diffamazione e smentite. Cioè, secondo me è poco interessante, è molto meno interessante rispetto alla scorsa settimana seguire Corona. Perché secondo Trovi me adesso d'accordo, Paolo. sembra uno che spara nel mucchio e poi vedremo, no? Tra l'altro ci sono state delle inchieste giornalistiche anche questa mattina che mettono in cattiva luce Corona, che qualcuno ha detto che ci sarebbe lui dietro certi portali, eccetera, eccetera, riporto quello che ho letto, no? Però voglio dire, ecco, cioè secondo me siamo a livello solo di gossip. Gossip. Ed è più interessante, secondo me, riflettere, poi lo faremo sicuro, su quello che è successo a Fagioli, Lo faremo, perché sì, è certo. terribile, su Tonali che scommette sul Milan, che è altrettanto Lo faremo e come, cretino. Paolo, anzi ti dico già che andremo a vedere proprio nel dettaglio, No, quello no, ecco, che... per No, no. dire, però rincorrere Corona in questo momento, secondo me, è solo gossip Sì, ma da anche parliamo spiaggia. di un personaggio che lascia il tempo che trova, con una credibilità abbastanza pari a zero, a mio avviso. Anche se No, qualcosa di le però ultime rivelazioni qualcosa di si erano giusto ha fatto e rivelate detto, esatte. sicuramente, ma anche un personaggio che sa mettere a scacco tutto il sistema dei media, lo sappiamo questo. Sì, che è un sistema dei media sciocco e di poco spessore, perché se tu pensi che la RAI, per la quale tutti noi paghiamo un canone,
cioè l'ho ospitato tre volte in tre trasmissioni diverse, e lui ha ammesso l'altro giorno che per ieri sera a Davanti Popolo è stato pagato 34.000 euro. Corretto. Sì, in totale le tre ospitate. Non solo ieri. Non solo ieri, no, il totale ieri, delle tre è 34.000 okay, euro. Ok, però hai capito, per il nulla, per vedere un esercizio di narcisismo, forse quello Paolo, patologico. Speriamo per il nulla, ma se si muove lui che ha fatto un percorso pesantino, a me preoccupa. Cioè tu comunque quando lui dice delle cose... No, ieri era nulla, drizzi, no? Ecco. Tiro sulle antenne perché lui non è uno sprovveduto che le ha provate tutte perché ha pagato anche... No, ma io non dico quello, cioè non dico quello, grande coraggio. Io mi auguro che non ci sia nient'altro che cioè che questi tre nomi che abbiamo appena raccontato, sai, non siano... Non mi fido, poi, non mi fido di nessuno, mondo... però se ti tira fuori due o tre nomi ancora... Cioè, perché sa quello che va incontro, perché però, si tira fuori qualcosa che non è vero. Che lui sa benissimo che adesso quindi, rischia delle querele. Che poi lui no, sia bravo anche a ottimizzare queste cose. Quello è chiaro, quello è chiaro. Però, certo. Velocissimo, due cose. Però, intanto due piccoli inciampi sul percorso di Abuti, sì, perché su Zaleski non è andato avanti e addirittura quello che sarebbe stata la sua fonte è riuscito allo scoperto dicendo no, mi sono inventato tutto, ma aveva promesso 20.000 euro, eccetera, eccetera, ma non me la sento, non è vero, eccetera. E poi, e vabbè, e questo su Zaleski. Poi, secondo me, ha fatto un po' una figura, una brutta figura, hanno fatto, su Asmoun, perché lui ha veicolato sta roba sul sito. Sì, Asmoun che guardava una corsa di cavalli durante una partita, certo, della Roma. Sì. Guardava una gara di cavalli, no? Però intanto poi è stato costretto a dire ah no, beh certo, non c'è connessione con le scommesse, a parte che avrebbe potuto pure scommettere sui cavalli. Però si è capito che lui e il padre, cioè, investono in cavalli, hanno 52 cavalli, per dire. E quindi, allora dopo la parata dicendo ah sì, ma non è bello, cioè, ha dato lezione di etica, che uno durante una partita della sua squadra guarda un'altra gara. Vabbè, ma qui è super cazzola, non è sì, non è più seria. Inchiesto, ho capito quello però, che vuoi dire, però Paolo, ho capito che lui il suo percorso, cioè abbia visto tutto il percorso, per carità. Io adesso non è che lo tengo credibile quello, però bisogna stare attenti perché lui lo fa di lavoro, quindi se ha delle cose no io giudico i fatti, non la persona. Poi è chiaro che se tra un mese la procura di Torino dirà che Sharawi, Gatti e Casali sì, sono coinvolti, dovremmo dire che lui era arrivato prima. È chiaro, però ad oggi non è così, no Marcello? Oltretutto, insomma, sarebbe il secondo giocatore della Juventus coinvolto, no? Se fosse così. Sì, guarda, io sono assolutamente d'accordo con Paolo che ieri è stata una trasmissione squallida quella che abbiamo assistito, più che altro perché cioè, lui addirittura dice, è uscito fuori dicendo sono stato censurato, io sapevo che poi finiva così, ma cosa ti hanno censurato? Praticamente l'intervistatrice non esisteva, parlava solo lui, esatto. Ha parlato solo lui per tre quarti d'ora. Io mi aspettavo le grandi rivelazioni perché lui ci aveva detto e ha continuato a dire anche ieri sera, voi non vi rendete conto chi c'è di mezzo, cosa ci hanno in mano questi con l'inchiesta. Nei giorni scorsi aveva detto addirittura che lui aveva 50 nomi e dilli, tirali fuori. Io ieri sera ho assistito soltanto allo sputtanamento del povero Fagioli che mai, cioè, ne ha dette di tutte e di più. Per giunta ha fatto ascoltare due interviste a due persone, anzi un'intervista e un'altra l'ha raccontata lui, uno un'intervista di un ex giocatore della Cremonese incappucciato di spalle con la voce alterata che posso essere io che mi incappuccio e parlo, vero, no? Di Fagioli, sì, cioè perché tu non puoi portarmi quello come prova, chi è quello lì? Poi mi viene ancora a raccontare, no, perché io in palestra ho incontrato un compagno di scuola di Fagioli che mi ha detto, e chi è questo qua? Chi è? Anch'io posso dire, sono stato, ho fatto le medie. Però Marcello, chi mi può non smentire? È che voglio fare l'avvocato di Corona su Fagioli, a prescindere, no, da quello che poteva aver detto ieri il compagno. Però poi alla fine i fatti sono andati in quella direzione lì. Sì, no, però cioè, sì, non diciamo è stato che brutto però nel il mondo... fatto che tu sei andato lì e chissà cosa dovevi rivelare. No, ma sull'eleganza possiamo discuterne, solo... è chiaro. Sì, no, ma poi hai tirato soltanto fango su fango. Perché io il primo a incolparlo a Fagioli sono io. Perché ti dico che ha fatto una cretinata e ha creato un danno alla Juve. No, per quello che ha fatto. Però Marcello... Però io quello che dico è che lui, cioè, proprio ci ha inzuppato il biscotto.
Corriere gliel'hanno fatto inzuppare. Io dico, tira fuori gli altri nomi. No, ma poi... tira fuori, guarda caso, poi esce fuori e tira fuori il nome di, sempre della stessa squadra. Ma ci sarà, hai detto, 50 giocatori e tirali fuori. Dice che sono coinvolti tutti i grandi club. Tirali fuori, no, ma secondo tirali me, fuori. Secondo me, Marcello, poi lui cioè mischia i fatti con le opinioni, sì, e con la morale, che secondo me non può fare, no? Perché ieri ha attaccato Spalletti. Sì, sì. Cioè, ha attaccato Spalletti. Che gli aveva dato dello sciacallo, perché sostanzialmente. Esatto. Poi ha tirato in mezzo Buffon, che in questo cioè non c'entra assolutamente niente. Cioè, è andato a rivangare nel passato. Buffon non è andato in galera, anni, non ha avuto, è stato squalificato, quindi. E poi, non so se hai notato, è stato poco credibile quando... Intanto dice, ah, perché sono andati da Fagioli a minacciarlo fuori da Vinovo. Sì, da Vinovo, la Juve non che tra l'altro 5 anni che la Juve è ecco, cinque e quindi anni. Casca l'asino perché era con Tinassa. E poi secondo me erano inesatte anche le date della tournée della Juve. Ma non vedo perché sì, deve continuare a voler coinvolgere la Juve in questa roba. Cioè sapevano. Cioè... Ma perché? Cioè, non è credibile. Possono essere calunnie. Cioè, tu stai dicendo alla Juve che sono bugiardi. Tu stai dicendo a Giuntoli e tutti gli altri. Sì, siete però, dei bugiardi, sbagli, perché voi lo sapevate. E di fatto non coincidono le date. Poi possono essere averlo saputo all'ultimo momento. Sono partiti e quando sono tornati hanno detto portiamoli immediatamente alla Procura Federale. Sì, che Paolo, ne continuiamo a parlare fra due minuti. Ci fermiamo lui dice ancora che solo ha le un prove, minuto. Ma non le porta mai queste prove. Di queste ore che sta facendo tantissimo parlare è quella che riguarda Tonali, perché è uscito, Paolo, un elemento nuovo rispetto agli ultimi giorni, che riguarda anche il Milan, no? Esatto, riassumiamo un po' la situazione di Tonali, che domenica scorsa aveva parlato con la Procura Federale, ieri è stato interrogato per 3 ore dalla Procura della Repubblica di Torino e di fatto ha ammesso tutti i suoi errori e si è detto pentito e sta contribuendo all'indagine sulle scommesse. La notizia nuova che però è emersa oggi dalle colonne, dalle pagine della Gazzetta dello Sport, è che Tonali avrebbe puntato anche sul Milan, cosa particolarmente rischiosa perché si potrebbe prefigurare il reato di illecito sportivo. L'articolo del codice che lo regola, il numero 30, è molto chiaro e parla testuale di compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare lo svolgimento o risultato di una gara o di una competizione. Da quanto emerge però questo non sarebbe il caso di Tonali, che avrebbe sì giocato sulla propria squadra il Milan, ma l'avrebbe giocata vincente oppure l'avrebbe giocata quando lui non era in campo, quindi non avrebbe alterato con la sua prestazione in negativo l'esito della partita. Al momento quindi la violazione contestata a Tonali resta nel recinto dell'articolo 24 del codice di giustizia sportiva, quello che punisce i giocatori che scommettono sul calcio. Sì. Evidente che però il fatto di aver puntato sul Milan potrebbe restare un aggravante. Ad oggi si stima, questo perlomeno scriveva la Gazzetta dello Sport e ci troviamo d'accordo, una sanzione afflittiva di 12 mesi di squalifica per il giocatore, più 6 mesi di prescrizioni alternative, così sì, come lo stesso Fagioli. Sì, ricordiamo, ieri ha preso 7 mesi più 5. Ma no? Escono già le sentenze ancora prima? No, ma sai perché? Perché in realtà Tonali sta seguendo lo stesso iter di Fagioli. Cioè vuole un patteggiamento rapido prima ancora di essere deferito, perché così prendi lo sconto del 50%. Che probabilmente è la strategia più giusta se tu sai di essere colpevole. Manuel, ti fa effetto pensare che Tonali, che per i tifosi del Milan era visto come una potenziale bandiera, il capitano del futuro, sia arrivato comunque anche a scommettere sul Milan? È vero che, come dice Paolo, sembra che non abbia scommesso contro, ma abbia scommesso a favore, quindi diciamo che questa è una cosa che allevia un po' la posizione, però ti fa anche capire il punto a cui era arrivato Tonali. Sì, sicuramente. Allora, mi fa effetto innanzitutto con uno sportivo che firma un contratto professionistico, che sono esempi di migliaia di bambini e di persone, possa arrivare a rovinarsi innanzitutto la vita e non mi trovo non d'accordo pensare di una pena di 7 mesi più 5, ma per me sono giocatori da radiare dal calcio. Addirittura, cioè tu saresti stato per il pugno di ferro. Sì, perché sono, ripeto, sono dei professionisti e sanno esattamente quello che stanno facendo. Questa è la mia opinione e non condivido una sentenza così leggera. Comunque Fagioli, nel mondo del calcio, che io gravito, è dal 2021 che scommette,
è già ai tempi della Cremonese. Tonali nell'ambiente si sapeva, e ci sono tanti altri giocatori, ma come tante altre realtà di professionisti. Ma che... per sentito dire o perché? No, non per sentito dire, ma sono persone che ne parlano in dei gruppi. Io ho avuto la fortuna di conoscere quei due ragazzi lì nelle nazionali giovanili. Io quando sono uscite le cose sono rimasto... Non te lo aspettavi proprio, no, Becca? Assolutamente. Però ragazzi, voglio dire una poi cosa. Poi dopo non voglio... Però noi facciamo anche degli stage di 10-12 giorni, quindi vuol passate dire... molto tempo insieme, certo. Sì, e quindi non è che dici ciao, andiamo a bere il caffè, quindi... Però non è che te lo fa, tanto puoi scommettere con un telefonino. Quello lo so che tu vuoi sempre andare oltre, io ti sto portando una testimonianza. Ascolta Paolo, la sostanza. Ma no, è un discorso serio, no, è un discorso serio. Appunto, serio, allora ascolti me, io ti ho detto sì. Che ho avuto la fortuna di conoscerli, sapevano, era gente motivata che voleva arrivare in alto. Quando sono usciti i nomi io ci sono rimasto male perché ho avuto la fortuna di conoscerlo, di conoscerli, non solo tanti altri, e non ho avuto quell'impressione. Sì, però ho capito cosa vuoi dire, ma ecco. Come fai? Cioè non è che questi sono dei serial killer, è gente che con un telefonino in mano in 3 secondi fa partire una scommessa. No, ma voglio dire, come fai tu dirigente, io lo dicevo in senso positivo, perché dicono anche le società, come facevano a non sapere, ma non posso sapere. Io volevo solo portare questa testimonianza. No, ma io dicevo una cosa che è un esempio di come il dirigente, in questo caso di nazionale o di club, ma non può avere il controllo e capire se questi giocano. Impossibile. Cioè, io lo dicevo in positivo, quello... perché siccome vengono tirati in mezzo nella grande opera di moralizzazione e di ipocrisia che c'è, e i genitori, e i procuratori, e i dirigenti. Ma no, e tu, voglio dire, sei l'esempio, li avevi lì, poi andavano in camera, pam, no? Stando su Tonali, cioè, sorprende sia perché non ce lo si aspettava come tipo di ragazzo, e sorprende anche per il livello a cui era già arrivato, perché con tutto il rispetto Fagioli è ancora un giovane in rampa di lancio, Tonali è un ragazzo che quest'estate ha firmato il contratto della vita, cioè Tonali possiamo dire che è arrivato, non è che deve arrivare. Sì, ma io per questo li ritengo, cioè secondo me, per me non sono dei delinquenti, perché non uno che allora tutti quelli che scommettono sono delinquenti, però sono dei finti ingenui. Sono ragazzi immaturi. No, però scommettere sui siti comunque... illegali non è come scommettere in ricevitoria, attenzione. I siti illegali finanziano la criminalità organizzata, il terrorismo. Attenzione. Sì, ma questo, ma mica ci arrivano loro, mica ci arrivano. Loro lo fanno soltanto per i soldi. Quindi loro non è che ci stanno a pensare chi c'è dietro, poi se ne accorgono chi c'è dietro quando gli vanno a chiedere i soldi, che gli dice oh mi devi tot, guarda che ti spezzo le gambe, come ha denunciato Fagioli alla procura, dice mi venivano lì, mi minacciavano. Perché è gente, ma quello ci sei dentro, te ne rendi conto, però il problema è che sei un finto ingenuo, perché comunque sei maggiorenne. Te lo dicono tutti, te lo vengono a ripetere anche all'inizio del campionato i dirigenti, te lo ripetono quelli della federazione, conosci le regole, oh ma se ti ci vuoi proprio buttare lo fai apposta, perché assolutamente lo vuoi fare. C'è da dire che c'è anche un tecnicismo, cioè chi vuole giocare e ha qualche soldo da giocare non può giocare, io non giustifico, sto spiegando perché vanno verso i siti illegali. Io credo, non so, Federico, confermano, se tu vuoi giocare 1.000 euro su una cosa, che per loro 1.000 euro non è niente, vai in un botteghino di una qualsiasi ricevitoria, senza fare nomi, non t'accetta la scommessa. Non te l'accettano. No, però sui siti legali puoi. Sui siti legali certe puoi. Cifre, no. 1.000 euro sì, per dire. Allora, però se loro ne vogliono giocare 50.000, io, no. Io ti posso dire il tetto di vincita che adesso hanno molti bookmaker. No, ma di quanto bookmaker... puoi giocare? Sì. Non è altissimo. No, quanto puoi giocare non lo so, no, però... No, quanto... prova. No, ma scusa, ma Fagioli nella sua deposizione... Scusa, ma Fagioli nella sua deposizione alla procura l'ha spiegato perché sceglieva quei siti lì? Perché dice... Perché non ero obbligato a dargli...
a dargli i soldi no, subito. No, ecco, bravo, ieri questo lo diceva anche Corona. Giochi a credito. Potevi giocare giochi a credito. Credito. Perché giochi a credito. La garanzia era il tuo nome, il fatto che tu eri un giocatore di Serie A e quindi ti... Non devi anticiparli. Esatto. Mentre tu non puoi andare in ricevitoria a giocare a credito, no, no, ovviamente. Se robe le fai con le scommesse illegali, con i .com o addirittura con le organizzazioni che ti raccolgono i soldi. Però voglio dire, ecco, no, solo una cosa. Vai, non ero tanto d'accordo, non sono d'accordo con Manuel su una pena così afflittiva, addirittura radiati, perché in fin dei conti, voglio dire, sono ragazzi di 20 anni, devi dargli una chance e secondo me basta e avanza. Per esempio, immagino che Fagioli uscirà un'altra persona, anche perché è più importante fargli fare un percorso terapeutico e coinvolgerli in iniziative sociali piuttosto che perché radiarli. Sono dei ragazzi di 20 anni e a 20 anni si sbaglia tutto. Un'altra chance sicuramente. Volevo sentire Becca un momento, Marcello, no, scusami, c'era Becca da un po'. Mi sono ricordato una cosa che sentivo tutto l'ambiente attorno così. Quando noi andiamo a fare le competizioni europee, noi nello stage di una settimana, 5 giorni, abbiamo un'ora che i dirigenti, i rappresentanti dell'UEFA ci fanno radunare in una stanza e parlano del problema delle scommesse. Ah, questo è vero. Con scarsi risultati, evidentemente. Ogni stagione, ma succede anche negli altri sport, anche nel basket, nel tennis. No, ma perché è un particolare che all'inizio di ogni stagione. Siccome io è un terreno che non ho mai, per fortuna, avuto, però quando c'è quell'ora lì che ti danno il programma, riunioni, c'è un'ora che arriva il rappresentante dedicata proprio al messaggio che bisogna. Dopo la pubblicità, andiamo nel dettaglio a vedere quelle che sono state le, chiamiamola, le confessioni di Fagioli, insomma, la sua deposizione in procura. Sono cose forti, ve lo preannuncio, insomma, sono dichiarazioni che ci fanno anche capire quello che ha vissuto, perché è giusto, è stato punito, ha fatto uno sbaglio, ha commesso un reato, ha effettivamente anche vissuto dei mesi / anni veramente molto molto complicati. A tra poco. Andiamo su Fagioli, allora, che fin qui è il primo e unico ad aver già subito anche una condanna, una sentenza, no? L'abbiamo raccontato ieri, 7 mesi effettivi di squalifica sul campo, più 5 in cui dovrà partecipare a degli eventi, andare in centri specializzati, insomma dovrà diventare una sorta di testimonial contro la ludopatia. Paolo, sono usciti oggi alcuni stralci delle sue deposizioni in cui lui ovviamente ha raccontato la sua vicenda alla PM, no? Manuela Pedrotta. Sono venute fuori cose forti, insomma abbiamo capito quello che viveva Fagioli e che nessuno sospettava, quantomeno a livello di grande pubblico, poi magari nell'ambiente qualcosina iniziava a circolare, però... Sicuramente il ragazzo è entrato in una spirale negativa, ha vissuto un dramma, adesso sta provando a emergere da questa brutta situazione. Abbiamo scelto 2 estratti, andiamo a leggere il primo degli stralci di verbali che ha rilasciato Nicolò Fagioli. In procura all'inizio un calciatore, dice Fagioli, avendo molto tempo libero, finisce con il provare l'ebbrezza della scommessa per vincere la noia. Con il passare del tempo diventa un'ossessione. In un primo momento si trattava solo di divertimento, poi mi sono trovato in condizione di stress determinato dai debiti. Il periodo più brutto lo passai a marzo-aprile 2023 durante Sassuolo-Juventus e tra poco vedremo anche le foto alle quali fa riferimento Fagioli. Feci un errore tecnico e fui sostituito. Mi misi a piangere pensando ai miei debiti delle scommesse. A settembre 2022 avevo un debito di 250.000 euro, arrivati poi a 2,7 milioni di euro. Saldavo i debiti comprando Rolex a Milano. Quindi un debito di 2,7 milioni. Ricordiamo che l'ingaggio netto da questa stagione di Nicola Fagioli è di 1 milione netto a stagione, appunto, ad anno. Tu, Paolo, tra l'altro prima mi dicevi che a te risulta anche un filo meno, no, del milione. Sì, no, non so, però se è depositato Lega come contatto. Sì, no, a me risultava meno, cioè a me risultava un netto su 600. Su 600. Però... No, comunque è impressionante, cioè settembre 2022 lui aveva 250.000 euro di debito, a marzo 2023... quindi parliamo di 6 mesi dopo, questo debito era salito quasi a 3 milioni di euro. Marcello, ti faccio anche rivivere, anche se non è un bel ricordo per te, quel pomeriggio a Sassuolo, no? Perché visto che Fagioli lo tira in ballo,
torniamo indietro, abbiamo quelle immagini di quando Fagioli esce dopo aver fatto un errore, l'errore che costa il gol del Sassuolo. Fagioli viene sostituito da Allegri, tra l'altro in quel momento in molti non condividono, no? Dicono ma perché l'ha tolto proprio adesso, così lo punisci, guarda come ci tiene alla Juve, guarda come sta male per un errore. In realtà lui ci racconta, racconta ai PM, che lui in questo momento ha un crollo, ha un crollo perché si rende conto che ha quasi 3 milioni di euro di debiti e non sa assolutamente come uscirne. Qui è possibile davvero nessuno si sia accorto di una situazione così? No, ma visto che Corona è così convinto che la Juve sapeva da anni, da mesi perlomeno, di questa cosa, beh, allora perché Allegri schiera a Sassuolo Fagioli? Non doveva neanche schierarlo, se sapeva che era turbato, no? Quindi, ma poi sai che la cosa che mi preoccupa di più di tutta questa storia in questo momento è che sono sicuro che adesso Fagioli magari smetterà di giocare, ha capito l'errore, cercherà appunto di rientrare. Il problema è che lui ha deciso che non salderà il suo debito con quei delinquenti, no? Quelli che lo cercavano, quelli che lo minacciavano, perché dice sono siti illegali, li metteranno in galera. Sì, li metteranno in galera, però cioè, lì non è che metti in galera uno e poi al di fuori non ne restano altri. Non, io spero per lui che non venga cercato poi da questa gentaglia ancora anche dopo, quando si è pentito e non gioca più, perché lui ha deciso appunto che tanto quei soldi che gli deve, e sono tanti soldi, non salderà il debito. Sì. Ma chi l'ha detto? Non lo so, lui, ma no, Marcello, tu l'hai sentita questa cosa, Marcello? Chi l'ha detto che lui non salda il debito? Essendo siti illegali, in realtà procura. Tecnicamente lui non deve nulla, cioè, lui nessuno dice, lui a dice, livello di legge. Io, scusa, poi è chiaro che qualcuno dice, invece li vuole quei soldi. Dice: siccome sono indagati, sono siti illegali, quindi questa gente finirà in galera. Io non ho nessuna intenzione di saldare il ma risulta con a te loro. O l'ha detto da qualche parte? No, l'ho letto oggi sulle deposizioni che lui ha fatto in procura. Sì, beh, certo. È chiaro che poi è chiaro che con un'indagine penale della procura questi siti o queste persone. Perché lui dice chiaramente quelli là finiranno in galera, no? Li andranno indagati. A cercare. Cioè sono delinquenti, tutti pago galera. Dei delinquenti. Però il problema è appunto che vadano tutti, perché con quella gente lì, sai, io temo sempre che poi ci siano effetti collaterali. Perché parliamo perché di un'inchiesta internazionale, quindi non è neanche poi semplicissimo. Scusate, ma al di là di Becca, che sicuramente è stato in grandi squadre e l'ha vissuta sta cosa, ma io ricordo, ma probabilmente se lo ricorderà anche Paolo, perché anche lui ha seguito il calcio ad alti livelli come giornalista, ma io mi sono trovato alcune volte nelle hall degli alberghi, dei ritiri delle squadre, sì. No? Ma sai che ci sono i giocatori, erano avvicinati da tutte queste persone ambigue, persone che, cioè che uno dice ma chi sono, con chi parlano, cosa gli stanno facendo, ognuno che gli proponeva qualcosa, compri una casa qua, investi qua, corretto, ti facciamo vendere l'opera d'arte qui, e poi probabilmente anche scommesse, non lo so, ma tu vedi dei ceffi che entravano in sti alberghi e si avvicinavano a sti giocatori con cui avevano magari degli appuntamenti, quindi dicevano ma che cosa ci fanno? Marge, forse te l'avevo raccontata questa qua quando eravamo insieme in un altro posto. C'era lì un personaggio un po'. Io non lo conoscevo, no? Però questo si era avvicinato. Io pensavo che fosse amico del mio socio d'attacco. Lui pensava che fosse amico mio, che l'altro. E alla fine ha detto, ma no, e si è rifinato come se ci conoscesse da 10 anni. In realtà non era amico di nessuno sì. Però tu, per io ricordo le hall piene di questi personaggi, no, in ogni angolo vedevi comunque dei giocatori con queste persone che parlavano, li facevano vedere al computer delle robe, cioè che io dico, ma chi sono quelli lì? Cosa vogliono? Adesso non succede, Marcello, non succede adesso. Ma probabilmente non vanno neanche più nelle hall degli alberghi, sì, ma chiaro. No, ma non entrano. Insomma, uno degli ultimi che ha perso un sacco di soldi, ne ha parlato anche l'altra sera in TV, è Antonio Conte, sì, no? Sì. Che è stato truffato da quella finanziere che 20, poi si è schiantato milioni, in moto. Credo, Sì, lui ha detto che una parte li ha recuperati, una parte ancora no. Ma lo stesso Baggio venne coinvolto in una cosa stranissima. La miniera. Sì, sì, sì.
Minier, non so se fosse in Perù, eccetera. E, ma in tanti. Perù, credo. Anche Mancini aveva avuto dei Costa problemi. Costa Curta. Vabbè, quelle sono tanti, cioè sono... è normale, cioè nel senso che poi in Lecca no, Lecca stava... No, io non li ho mai avuti, quindi non ho rischiato. Ma tu dicevo, per tagliare la testa al toro. Io filmato i primi anni, filmavo in bianco. Io devo dire una cosa, no? Cioè, volevo buttare un altro tema, vai, se non corro troppo. No, vabbè, chiudo con Fagioli dicendo che a me fa una tenerezza infinita. Poi dopo la pubblicità abbiamo un altro passaggio da leggere. No, 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 mi fa una tenerezza e una tristezza infinita, perché se tu hai dei figli di quell'età come io, cioè veramente ti immedesimi, capisci che è pazzesco. E poi sono tutte balle le cose che dicono la famiglia, i procuratori, le società. Cioè qui si tratta di cosa può fare la famiglia su un ragazzo che a 15 anni era via di casa, cioè che non li vedi mai, eccetera. No, mi fa molta tenerezza e molta tristezza, e devo dire che faccio il tifo per lui perché si possa riprendere, perché veramente cioè troppi moralizzatori e troppi ipocriti in giro di questi giorni. Il primo è Corona, no, che accusa i giocatori di essere cioè assatanati, affamati di soldi, eccetera. Insomma, secondo me bisognerebbe essere anche un esempio. No, poi non voglio correre troppo, magari lo riprendiamo dopo. La cosa molto curiosa adesso è capire cosa succederà con Zaniolo. No, mi piace. È molto curiosa, perché ha fatto una scelta di strategia difensiva opposta a quella di Fagioli e Tonali. Lui non cerca un patteggiamento, lui non lui vuole dice, il patteggiamento. Dice: io non ho mai giocato sul calcio. Ma se per caso nelle memorie sequestrate dei telefonini sua, di Tonali e di Fagioli c'è qualcosa, Zaniolo se la passa malissimo. Lui non avrebbe a quel punto diritto a nessun attenuante. Ah no, quindi da lui tre si va anni a prendere la squalifica piena. Da tre anni in su sarebbe. Due minuti, torniamo, completiamo il discorso. Zaniolo è anche un altro passaggio della deposizione di Fagioli, insomma anche quello purtroppo molto interessante. Torniamo da Paolo Marcello, la seconda parte delle dichiarazioni di Fagioli. Andiamo a leggerle assieme, altre dichiarazioni molto importanti di Nicolò Fagioli, molto pesanti per il ragazzo, che racconta il suo stato d'animo in questo periodo. Ci racconta che esistono scommesse anche sui falli e sulle ammonizioni che a lui sono state proposte, ma che non ha accettato perché contrario alla sua etica. Fu Tonali, racconta Fagioli, che mi suggerì di giocare sul sito Icebet. Fu Tonali stesso a farmi registrare tramite un account al sito in questione. Non ho mai scommesso sulla Cremonese e o sulla Juventus, squadra in cui ha militato e milita. Scommisi invece su Torino-Milan del 30 ottobre 2022, puntai sul pareggio o sulla vittoria del Milan. Persi perché finì 2-1 per il Torino. In Champions ho scommesso anche su Inter-Real Madrid. L'allusione iniziale, quando parla di scommesse sui falli e ammonizioni, si può giocare anche su un giocatore ammonito. Quindi fondamentalmente Fagioli avrebbe potuto giocare sulla propria ammonizione e poi farsi ammonire in partita. Lui racconta che sì, ha giocato sul calcio, ma non è mai arrivato a tal punto. Chiaro che se lo avesse fatto illecito sportivo, sarebbe stato l'illecito sportivo più grave, quindi avrebbe preso una pena molto più alta. Il punto è anche capire, Paolo, se in tutto questo sottobosco non ci sia qualcuno che invece lo fa. Perché parliamoci chiaro, questo è vincere sicuro. Sulle ammonizioni è facilissimo, eh. Non devi neanche combinare la partita. Ma no. Cioè non è più il tempo in cui ti fai ammonire. No? Ti fai ammonire. Magari senza neanche fare un fallo, mandi a quel paese l'arbitro. No. Perdi tempo. Infatti girava questo video, no, di Tonali che sta uscendo dal campo, richiamato allenatore col Newcastle, temporeggia a tal punto in una maniera quasi goffa e beffarda che l'arbitro lo ammonisce. Chiaramente ora, adesso anche sui social, gira, ci marciano tutto, un po' sopra. Vero. Però è chiaro che poi uno vede le cose con un altro occhio, no? Allora, quando giocavi, adesso non so, però se c'era tra due domeniche il derby di una partita importante, uno era in difida, ma si non faceva ammonire. Eh sì, per saltare. Ma questo succede ancora però, adesso, dai. Eh sì, però adesso da quello che sento riesco, cioè... Magari tolgono le quote in eventi dove si ipotizza facilmente un'ammonizione. In un sito legale, ma in un sito illegale chi lo sa, voglio tutto, dire, tutto può essere tutto, no? Anche perché parliamo, immagino, di cifre molto molto alte, a leggere un po' quello che diceva Fagioli. No, Marcello, perché Zaniolo, è vero, ha scelto una strada
diversa dagli altri. Lui non sta ammettendo niente, lui sta andando dritto per la sua strada. Da quello che si capisce, il suo entourage, lui ha preso due avvocati, un penalista e un avvocato esperto in diritto sportivo. Entrambi, insieme alla famiglia, non dico che stanno cercando di convincerlo a cambiare strada, però gli stanno facendo capire che se lui ha dimenticato anche solo una chat, no? Come diceva prima Paolo, una mezza prova, rischia, no, di andare a prendere una condanna altissima. Però lui va avanti per la sua strada, dice no, io non l'ho mai fatto. Se fosse no, così, dice, non ho mai scommesso sul calcio, scommesso blackjack, poker, eccetera, ma mai sul calcio. La posizione ferma. Se fosse così, Marcello, lui verrebbe immediatamente scagionato a livello sportivo. Sicuro, sarebbe solo una questione riguardante il penale e se la caverebbe con una multa probabilmente, ma cioè, è talmente sicuro, cioè, fa parte anche del carattere del personaggio, però io penso che anche lui sa i rischi, no, a cui va incontro. È così scemo? Io penso che, io in questo momento credo più a lui, cioè, lo vedo talmente convinto di questa cosa che francamente penso che solo un folle potrebbe continuare a reiterare il falso. E tu pensa, cioè, sai ben... e tu pensa, Marcello, che Corona aveva addirittura detto che lui aveva scommesso, stando in panchina nella Roma durante una partita di Coppa Italia, aveva scommesso live. Sì, oggi ha aggiunto, cioè, che la famiglia di Corona avrebbe, sì, sì, gli avrebbe prestato 120 di Zaniolo. Di Corona. No, non dico, ormai aveva anche detto che c'è non quella di Corona, che c'era di mezzo anche la mamma, no? La che mamma, detto il che anche papà, 120.000 euro. Cioè, francamente è uno scenario che, insomma, là, francamente però non vorrei, non penso che possa essere così. Poi non lo so, cioè, ormai siamo pronti a tutto, vediamo. Però io ripeto, io lo vedo talmente sicuro che andare a rovinarsi così, perché poi alla fine non solo si rovina, ma poi fa la figura veramente del bugiardo. Però il suo nome, a differenza di quelli di Casale, Gatti e De Sciarawi e Zaleschi, il suo nome invece agli inquirenti risulta. Quindi comunque bisognerà capire, risulta, chiaro. Adesso punto. Verrà ascoltato anche lui, credo, nelle prossime ore. Lì si trattava, Manuel, di guardare bene tablet, computer, cellulare. Cioè, gli inquirenti adesso stanno facendo quello. Corretto, faranno le loro indagini. Che a mio avviso è un po', doveva essere l'iter iniziale di tutto, no? Prima fare un'indagine e poi mettere la gogna a tutti i giocatori, tu in caso fossero senza colpevoli. Qualcuno che bruciava l'inchiesta. Come fanno in Inghilterra? Sì, anche perché immaginiamo se Tonali dovesse essere, in questo caso non è lui, io dico, prendo per esempio Tonali, ma se Zaniolo dovesse essere veramente innocente, comunque rimane un danno d'immagine importante che devi ripulire, Sì, non vorrei che fosse una sottovalutazione di realtà per un eccesso di presunzione, dove forse magari si dimentica che se non nel suo telefonino o nel tablet che gli hanno sequestrato, magari in quello di Fagiolo e di Tonali ci sono delle chat dove pure lui scommette sul calcio. Ecco, no, dicevo che giornalisticamente è un tema curioso quello, diciamo che il secondo step interessante, al di là del gossip in questo momento di Corona, uno è vedere quanto patteggia Tonali, se sono confermate le indiscrezioni, e l'altro è vedere come va a finire con Zaniolo. E poi, secondo me, se la Procura di Torino, attraverso questi passaggi, credo, sia a posto, fra virgolette, dal punto di vista dell'indagine penale che sta facendo, secondo me non vanno avanti a buttare in pasto nomi, cose, eccetera, eccetera, perché non... Cioè, a livello penale, oltretutto, come dicevi tu, Marcello, è un'ammenda, perché sì, credo sia una legge del 1989, cioè incauto gioco d'azzardo, una cosa. Se adesso io la data esatta non se lo so, fai, però so che c'è un'ammenda, che c'è un'ammenda, cioè se paghi una multa. Quindi, perché hai scommesso su siti illegali. Ma francamente, però, cioè, quando Corona continua a rompere le scatole con sta storia e ripetere ci sono coinvolti presidenti, procuratori, 50 e più giocatori, cioè, francamente io vorrei capire, cioè, che anche la procura ci dica qualcosa su quello che sta dicendo, o dice una volta per tutte tutto quello che sta dicendo Corona è tutto falso, oppure, cioè,
poi ci dica qualcosa, perché lui ha praticamente ci ha descritto il mondo del calcio come un mondo corrotto al massimo di ai massimi livelli. Sì, però ce lo sta descrivendo così. Però Marcello, la procura di Torino non è che è obbligata o deve avere per forza... No, è perché c'è il segreto istruttore, ma non è che la procura di Torino nella sua indagine ti va a coprire lo scibile dei giocatori che giocano in tutta Italia, perché non è quella l'inchiesta, su piattaforme magari diverse, perché loro stavano seguendo un giro di determinate piattaforme illegali nelle quali sono caduti Fagioli, Tonali. Ma io quello che mi stupisce di più, sai cos'è, Paolo? No, l'unica cosa che secondo me, scusa Marcello, io volevo ribadire, mettere in mezzo adesso Gravina, tra cui oltretutto la Lega ha chiesto le dimissioni, ho visto, mettere in mezzo Gravina e la procura sportiva, la procura federale, secondo me è sciacallaggio, perché la procura federale non può controllare un bel niente su chi scommette, perché dal punto di vista proprio giurisprudenziale non è che può tracciare o mettere sotto controllo i telefoni dei calciatori o fare seguire quello, eccetera. Lo può fare la procura ordinaria, può al massimo, solo attivarsi se la procura ordinaria trasmette degli atti, e così ha fatto con Ma infatti, come ti dicevo prima, quando lui fa la battuta, certo, dice adesso mi incolperanno anche del buco dell'ozono, io ritengo che il presidente Gravina debba essere sostituito per altri motivi. Su questo francamente delle scommesse non ne può, che colpa ne ha, non è lui andare, cosa va dai giocatori a chiedergli cosa stai scommettendo, e anche quando viene gli dicono scommetto sull'automobilismo, facci piano, mi raccomando, attento, non scommettere sul calcio, no presidente, cosa deve fare, cioè non è quello il suo compito, lui si dovrebbe preoccupare del fatto, di questo si dovrebbe preoccupare Gravina, e vedo che non lo sta facendo, il fatto che il prodotto calcio, con tutto quello che succede, si sta sempre più depauperando, e loro hanno dei grandi problemi a vendere i diritti televisivi anche per questi motivi, però quella è la Lega, cioè quella è la Lega litigiosa, quelli sono i club litigiosi inconcludenti, e che pochi anni fa hanno bocciato l'ingresso dei fondi di investimento che avrebbero garantito al minimo, in cambio di una governance al 10%, 1,2 miliardi a salire, e adesso con i loro dirittini TV arrivano a malapena a 900. Però lì non è Gravina, tu Gravina lo puoi accusare sul piano sportivo delle scelte, magari dici non siamo andati ai mondiali, puoi dire quello, oppure non ha fatto delle riforme, va bene, ma sui diritti TV, infatti io per questo io sono stato, per questo come non c'entra niente, ce l'ho per questo, ragazzi, con devo fermarmi, devo andare in pubblicità. Marcello, torniamo tra due, mettersi un pochino alle spalle tutta questa storia, salvo ovviamente nuove rivelazioni importanti. Inzaghi, caro Becca, riparte da Torino per cancellare quel 2-2 col Bologna che ha un po' rovinato, non me lo ricordavo, non te lo ricordavi più, l'avevi messo da parte, però c'è stato quel pareggio. Oltretutto vincevi 2-0, quindi sembrava una partita in discesa. 2-2, Inter che perde la testa della classifica. Che Inter ti aspetti di vedere? Cioè un Inter che non faccia più questi errori di cali di tensione? È impossibile, cioè sulla carta lo dici, poi dopo è matematicamente impossibile, perché tu guarda il percorso del Sassuolo. Sassuolo batte la Juve, l'Inter gioca in casa col Monza e il Monza vince il Sassuolo. Però è il Sassuolo. Quindi, Sì, però anche le grandi squadre, io credo che l'Inter si giocherà su tutti i fronti degli obiettivi importanti, però c'hai l'ammarico perché 2-0 dopo 20 minuti scatta un qualcosa che probabilmente dici gestiamo un attimo la situazione, e poi quando capisci che vai in difficoltà non è che schiacci un pulsante e riprendi come prima, quindi sono incidenti di percorso che possono succedere. È chiaro che poi l'allenatore, i giocatori non dobbiamo fare quell'errore lì, però purtroppo è bello anche per questo, il caso è così, quando ti sembra di aver tutto sotto controllo cambia, quando ti sembra di aver perso la situazione negli ultimi 10 minuti la riprendi, quindi diciamo che un po', Paolo, il quindi DNA mi aspetto anche... che alla fine i valori sono quelli di competere in tutte le competizioni, poi dopo qualche scivolone ci sta.
Però l'anno scorso ce ne sono stati tanti, no? Cioè, se l'Inter l'anno scorso non ha lottato per lo scudetto, ma in compenso è arrivata in finale di Champions, è proprio perché faceva quegli scivoloni lì, e poi però invece nelle grandi partite fatto no. Sette partite mi sembra, Fede, un po' talenanti l'Inter sì, fai conto, 13 sconfitte in campionato, diciamo che di queste 13 adesso non ricordo a memoria, ma 8-9 sono... Parecchio con in teoria con formazioni cosiddette piccole, che poi secondo me rispetto a qualche anno fa anche le piccole fanno calcio propositivo e magari vengono, ti prendono alto, ti attaccano, sono meno prevedibili in assoluto, però vabbè, fin qui l'Inter ha due peccati, no? Fin qui il Bologna, che ha fatto molto arrabbiare Inzaghi, il mancato successo col doppio vantaggio, e il match col Sassuolo, tutto sommato anche quello dopo, in casa tutte e due dopo la Coppa. Non è ancora un campanello d'allarme, secondo due me. Cioè, dopo la Coppa. No, sono tutte e due dopo la Coppa. Mi aspettavo che dicessi qualcosa, invece sei andato per il cavolo. No, no, volevo dire che però non è ancora un alert, a mio avviso. Cioè, non fa ancora media e non fa ancora riferimento allo scorso anno. Poi, qui entriamo in un discorso di gusti personali e di cose che non sono provate, però... Forse in determinati momenti, o come diceva Becca, o dopo le coppe o qualcosa, per dare una scossa, per togliere prevedibilità alla squadra, per invertire a volte questa tendenza, se Inzaghi a volte diventasse un po' più coraggioso, imprevedibile, mischiasse le carte, invece di giocare sempre con lo stesso modulo, dentro tutte le partite, cambio per cambio, come ha fatto col Bologna, magari, cioè tu col Bologna devi vincere, togli Thuram e metti Sanchez. Tu dici metti e perché non metti Sanchez e lasci Thuram? Perché e crema... fai la domanda e la risposta. No, la risposta non ci sarà mai. No, no, però è una forse osservazione una mezza giusta. Risposta di qualcuno che diceva ma Thuram era stanco. No, allora l'osservazione può essere giusta, però ultimamente io sto notando delle cose che al di là di qualche cambio che gli allenatori prima gestivano 13-14 giocatori, adesso sono arrivati a 18-19, quindi hanno mille cose, collaboratori, però la differenza, siccome sono tutti preparati, perché chi arriva a quei livelli lì, no, sono vero, tutti vero, preparati, vero. A livello psicologico, Paolo, è qua che bisogna lavorare, perché ormai le squadre sono tutte attrezzate in un modo o nell'altro. La differenza lo fa chi è bravo proprio a livello psicologico a tenere la truppa, cioè, più in alto, certo, possibile. E secondo te, no. E quindi secondo te è quella la pecca di Inzaghi? Ma non lo so se sia una pecca. Forse non è così ancora. A livello generale, a livello, no, no, ma è interessante il discorso. Cioè, no, magari ma... quello che divide Inzaghi, per esempio, da Conte, no? Stando agli ultimi due allenatori, sì, dell'Inter, sì, può essere quello? Non hai certezza, perché Conte, per esempio, mi risulta, credo, che abbia caratteristiche diverse di Inzaghi. Quindi Conte deve approcciare magari a livello psicologico in un modo e Inzaghi approcciare in un altro modo, però devi trovare l'equilibrio, perché credimi, le squadre adesso non tralasci niente, ci sono 8-9 persone da tutta l'organizzazione, quando ci sono quei mezzi cari lì è questione di testa, perché no, tu l'aspetto due... psicologico è chiaro, però dentro una partita in 20 minuti di una partita, sì, poi ci sta la fantasia che di devi cambiare, recuperare, sì. Ci sta la fantasia, cioè come dire, poi qua scadiamo nel peggio del peggio, non so, il Napoli che in casa deve recuperare con la Fiorentina e che è sotto 2-1 e il suo allenatore toglie Osimhen, vabbè, dico hai stravinto, sì, vabbè, allora va bene, lì siamo alla follia, lì siamo, no, io ho preso 5 all'Europeo con i miei ragazzi, ho preso 5 pappine, il giorno dopo che non c'è a dire non andiamo al mare, caricato di testa, e poi sono arrivato, non era quello, però a volte nel calcio non bisogna tralasciare niente, devi capire quando è il momento di allentare la presa, quando c'è il momento di spingere, quando c'è il momento che a quei livelli lì la partita, prepari il piano A, ma se non vai in un modo devi già avere il piano B, e lì diventa che fai la differenza. Che però a volte può essere anche un limite, perché giustamente, come dice Paolo, ci sono delle partite che magari sì, va bene pianificare, ma si sta anche a prendersi dei rischi un po' di pancia, sì, e provare a esporsi gli ultimi 15-20 minuti, magari con tre punte importanti per aumentare la pressione, bello, e cercare di fare risultato. Inzaghi in questo secondo me è un po', sì, carente.
tende a essere un po' più robotizzato in gestione, con scelte automatizzate. Con Genoa-Milan 0-0, Pioli mette Jovic, tutti pensano che stia per togliere Giroud, invece li tiene entrambi 4-2-4 per il finale di partita. Sì, cambia. No, ma infatti, cioè, ma scusate, poi... no, Jovic no. La... mette Giroud. Mette Giroud, scusate, Jovic era partito e mantiene Jovic in campo. Però anche quando dici adesso le tre punte per far giocare, non è che ti metti tre punte automaticamente. No, poi... però Becca, è per dire che se diventa una tendenza, l'anno scorso era così, quest'anno abbiamo visto due volte così, e Inzaghi non ha mai cambiato modulo e fatto cambi con la fantasia, gli stiamo chiedendo, magari è ovvio che non c'è la certezza, nemmeno vivi tra un minuto, no, c'è la certezza, però forse magari... si fa per ragionare. C'è un ultimo ora che arriva dal Sud America, Neymar si è fatto male ieri sera, stanotte nella partita Brasile-Uruguay, diagnosi pesantissima, rottura del crociato anteriore del menisco. Quindi insomma si prospetta un lungo stop per Neymar, che da quest'anno, ricordiamo, è andato a giocare in Arabia Saudita, però evidentemente, adesso io non sono esperto, ma credo, no, Becca, rottura crociato anteriore menisco, quanto si sta fuori? Di solito è crociato almeno sei mesi. Ai tempi del Becca non rivedevi neanche più il campo in fotografia. Sei mesi. No, guardare male, è vero. 5-6 mesi adesso. No, beh. Ai tuoi tempi col crociato. Ma parla per te che sei della mia generazione. No, ai tuoi tempi. Cioè, era un riferimento anagrafico che gli ha dato fastidio, capito? Io, no, perché ho salvato tutto io, quindi vuol dire che sono. Cioè, nel senso, no, ho avuto fortuna. Però non so, 5-6 mesi. 5-6 mesi. Becca, sei curioso? Ma scusa, come facciamo a essere della tua generazione, io e Bargigia, che tu giocavi già a pallone e io ero bambino coi capelli e ti guardavo? Come possiamo essere della stessa generazione? Doppio, no. A proposito, sei curioso di sentire Chirico sull'Inter? Perché siamo in debito del parere di Marcello, sulla. Cioè, però ma sai che ultimamente è molto impegnato lui fuori dal campo. Sì, non voglio sapere. Marcello, dimmi dell'Inter. Impegnato dove? Dove sono impegnato? Cosa faccio? No, perché se... Non lo so, chiedo a Becca, cos'è che faccio? Sei impegnato a seguire tutte le vicende. Le vicende della Juve. È lui che dovrebbe essere più giovane. Era una stoccata. Io ti sorreggo. Sono nettamente più giovane. Io sono nettamente più giovane di te, perché io infatti ti ripeto, ti guardavo giocare a pallone all'Inter. No, l'ultima volta mi hai detto che giocavo col povero... Quando io ero piccolino avevo i capelli, quindi figurati quanto ero più giovane di te. No, perché lui abbiamo una storia, no, non frettete, mi ha detto la prima volta che ci siamo conosciuti, ma tu giocavi col povero Benito Lorenzi, gli ho detto no Marcello, cioè io sono... No, non te l'ho mai detto, questo non te l'ho mai detto. Vabbè, Marcello, parlami dell'Inter attuale, dai, parlami dell'Inter di adesso. Restando sulla partita del Bologna, la cosa che più mi ha impressionato è stato il blackout che l'Inter ha avuto dal ventesimo minuto, cioè dal momento in cui prendono il rigore, fino a tutto il primo tempo, perché li ho visti che sono sbandati su quel rigore lì, non erano più quelli belli, no, dei primi 15 minuti che fanno due gol con scioltezza, che creavano occasione, potevano farne anche 3-4, cioè sono improvvisamente bloccati, cioè, eppure stai vincendo la partita. Poi non solo, e qui metto in mezzo Inzaghi, perché va bene, tu, Becca diceva, sai, quando si spegne la luce, la spinta, chi la spina, è difficile riattaccarlo. Ok, Becca, sono d'accordo con te, me l'hanno detto anche tantissimi altri tuoi colleghi che giocavano ai tuoi tempi. Quando stacchi la spina è difficile riattaccarla, ma qui la spina l'hai staccata benissimo, andiamo nello spogliatoio, la riattacchiamo. No, rientri in campo, fai esattamente quello che stavi facendo prima e becchi il 2-2. Cioè, questo mi ha lasciato fai stupito. Anche peso, Marcello, ma possibile? Ma possibile? No, perché lì sei andato e l'allenatore ti ha parlato. E allora io mi chiedo, cosa gli hai detto? Cosa hai fatto? Cioè, come gli hai detto di giocare? Cioè, l'intervento dell'allenatore in quel momento lì, che stai comunque vincendo 2-1, cioè, non so cosa gli hai detto. Per poi portarlo in campo, dici, ancora scarichi. Cioè, ma lo dici, cerchi di correggere, ma non riesci quando tu
stacchi la spina, cosiddetta spina dei giocatori in campo. Sì, mentale. Anche, sì. Anche se cambi posizione, però la base, fai fatica a riprenderla. È tutta una questione a livello psicologico, prima che vai forte. 2-0 dopo 10 minuti. Sì, sì, dici, gestiamo la partita. Finita. Poi sì, ma io ti dico tra proprio primo, Becca, secondo Becca, tempo. Io ho visto proprio due Inter completamente diverse. Ho cioè, capito, l'Inter dei primi 20 minuti, un'Inter fantastica. Poi vedo un'altra Inter che so quando prendi il rigore. L'allenatore entra nello spogliatoio. Tu anche quando mandano dei filmati, li vedi che il primo tempo qualche squadra non giocava bene, entravano, non possiamo giocare così, noi dobbiamo vincere. Quindi cerchi di reagire. Ma ormai la spina che hai staccato prima non riesci in automatico a riprenderla subito. Allora, a parte di qualche fuoriclasse che li salva, perché con qualche genialità o fantasia riesce a risolverlo. Però quello che con l'esperienza, quando tu stacchi, è difficile rientrare in partita. E tra l'altro infatti Inzaghi si era molto arrabbiato dopo la partita, perché non aveva nascosto questa situazione. Sì, perché anche tra primo e secondo tempo, ragazzi, siamo partiti bene, occhio, bisogna reagire di qua, ma lì... E comunque il Milan ti è davanti. Nonostante, cioè il Milan battuto 5-1, esatto. Milan ti è davanti, ma è incredibile questa cosa. Ma ho capito. Cioè mi ricorda tanto l'Inzaghi di quando perde lo scudetto e lo vince il Milan, quel famoso gennaio, no? Febbraio, che incomincia a pareggiare le partite. Anche se qui siamo ancora a ottobre, quindi è molto prematuro. Però lui è adesso perché devi trovare che hai fatto 7 paresi in casa e quindi bisogna ricercare lì il problema, non di partita oppure hai avuto un calo. Lì sono stati 7 paresi e 7 paresi... c'è stato un problema che è costato lo scudetto. Paolo, diamo un'occhiata al calendario dell'Inter a partire da sabato, perché adesso inizia anche per l'Inter, insomma, diciamo che nella prima parte il calendario sembrava favorevole, poi in realtà ci sono stati un paio di scivoloni. Sì. Adesso chiaramente l'asticella si alza. Diventa più tosto, stanno rientrando tutti i nazionali, diciamo che però solo nella vigilia della trasferta di sabato contro il Torino Inzaghi riavrà tutti i giocatori alle sue dipendenze. Il 21 ottobre sabato alle 18 ci sarà Torino-Inter, infrasettimanale invece la gara interna con il Salisburgo, molto importante per la Champions League, e poi il 29 ottobre arriva Romelu Lukaku a San Siro con 50.000 fischietti almeno che aspettano il belga. Dopo la partita con la Roma si va a Bergamo, trasferta molto difficile, poi ancora in Austria, a scalare poi con il Frosinone in casa e due partite molto complicate in trasferta a Torino e con il Benfica in Portogallo. Davvero un calendario abbastanza tosto per l'Inter, che con il Torino non avrà a disposizione solo Cuadrado e Arnautovic infortunati, tutti gli altri disponibili. Si pensa che Inzaghi dovrebbe mettere in campo la classica formazione titolare con Lautaro e Trantano. Ma sì, vince tranquillo. Con Becca, Torino tranquillo. Vince, dice Marziali, capito? Oh, mamma, sì, pensa che... Vai tranquillo, Becca. Poi il gattino nero, non riesco come l'olio. Pensa che mi hanno invitato ad andare a Torino. Ah, vai allo stadio, Marcello, sarai allo stadio. Mi hanno invitato. Sono i cugini a Torino, c'hai i cugini. Ma chi tifi, Toro o Inter? Toglimi una curiosità. Toro. A tifi Toro. Guarda che ti arriva un bel messaggino adesso. Manuel, che dici? Partita tranquilla Torino-Inter oppure rischia? Ma l'Inter sicuramente è una corazzata, è la squadra, una delle squadre più attrezzate a livello di giocatori, e secondo me vince tranquillamente. E due, Becca, adesso vado da Bargigia, sentiamo se facciamo il 3 Ma chi c'è stasera? Paolo, c'è la Nina, la Pinta e la Santa Maria stasera. Il Toro visto nel derby con la Juve non ha dato una buona impressione. Tra l'altro dietro, secondo me, senza Buongiorno infortunato... Forse rientra, insomma, stanno cercando di forse recuperarlo. Forse rientra. Però sì, comunque non è che rientra al top, ecco, evidentemente. Appunto. No, dico, poi nel derby si è vista anche l'assenza di Buongiorno, cioè comunque dietro
Beh, non lo so, è chiaro che l'Inter è favorita, non la dico così facile, però è favorita. Favorita. Negli ultimi due... Oh mamma, il triplete, stasera ho fatto il triplete. Vabbè, ma cosa bisognava dire che era sfavorita? Oh. Nelle due trasferte dell'Inter a Torino col Toro di Juric, un 1-1 nel 2022, una vittoria di misura... invece a giugno scorso 1-0, cioè partite sempre molto tirate. Non sono state mai vittorie agevoli, no, una vittoria. Ma poi scusa, diciamo da settimane che l'Inter è la squadra candidata più di tutte a vincere questo scudetto. Adesso contro il Toro e ti spaventi. Sì, ha ragione nettamente. Hai visto il Toro al derby, no? Hai visto il Toro al derby? Dai, andiamo in pubblicità, rientro, apriamo il capitolo su Milan-Juventus. Il big match di domenica sera, lo viviamo sia dal punto di vista rossonero che dal punto di vista juventino, senza dimenticare il mercato, perché poi chiuderemo con delle notizie molto interessanti su quello che la Juve potrebbe fare a gennaio.